passerei la parola a Marco Leone, direttore generale della Fondazione del Teatro Goldoni di Livorno, che ci parlerà dell'arte e desiderio, come e perché il teatro può creare rete, comunità e salvare il mondo. Un applauso. Come il teatro può salvare il mondo, così ci siamo dati un tema semplice. Allora, sono contento di venire dopo l'intervento che ho sentito, perché in realtà, ecco, il teatro, la caratteristica che ha il teatro è quello di occuparsi della persona. Il teatro è una delle attività che chiama per nome, è innamorato del nome della persona. E noi ci chiediamo com'è possibile pensare che una rete sia un valore di per sé, se non è composto da persone che sono portatrici di valore. Quindi è chiaro che una rete costituita da persone nevrotiche crea una rete nevrotica, e quindi in realtà il teatro viene un po' prima, quindi fa una riflessione a monte. Allora, io sono tanti anni che faccio teatro, e quindi sono tanti anni che mi chiedo che valore ha il teatro, che tipo di mestiere faccio, che impatto ha sulle persone, e qualche intuizione mi è venuta negli anni e quindi la condivido con voi. Allora, partiamo da quella più semplice. Allora, fino per tanto tempo in Europa si credeva che esistessero solo cigni bianchi, perché in effetti in Europa ci sono solo dei cigni bianchi. Poi alla fine del 1600 un esploratore olandese sbarcò con i suoi marinai sulle coste del sud-ovest dell'Australia. Poi prese una barca e cominciò a ripercorrere il fiume risalendo all'Australia. E lì ebbero una visione straordinaria. Videro dei cigni neri. Lo riportano naturalmente come una cosa che li sconvolse. Li sconvolse perché in effetti il mondo fino ad allora era più piccolo. Invece il mondo che gli si presentava davanti era un mondo che contemplava anche la presenza di cigni neri. Quindi il mondo da quel momento era più grande. Da allora, devo dire che in inglese si dice cigno nero quando vivi un'esperienza che ti cambia totalmente la tua visione di mondo. Quindi quando incontri un cigno nero vuol dire che quello che credevi vero fino a quel momento non lo credi più vero. Quindi si è rotto qualcosa, le tue credenze si sono alterate. Sei andato in crisi, in parola indoeuropea, viene da crino, che significa separazione. Quando andiamo in crisi noi ci separiamo da quello che credevamo vero prima. Ecco, è facile dire che chi fa teatro, per esempio il mio mestiere di questo momento, no? Che sono il direttore di un teatro, io compongo una stagione teatrale e quindi ogni volta che la compongo ci metto dentro gli spettacoli di prosa, di danza, di lirica, di concerto. Mi chiedo quale sarà il cigno nero, se ho messo dei cigni neri, cioè se ho messo delle esperienze che potranno minare la visione di mondo che hanno le persone che vengono a teatro. Perché escano da teatro cambiate. Questo è un po' l'obiettivo del teatro. Cambiare le persone. Perché le vogliamo cambiare? Perché pensiamo che sia importante che le persone incontrino il loro cigno nero? Allora, diciamo che l'arte in generale è convinta che noi si sia totalmente pazzi. Pazzi, molto addormentati. Beh, se ci pensate, insomma, noi stiamo uccidendo il nostro pianeta, stiamo avvelenando l'acqua, il cielo, la terra, tutto quello che ci nutre, no? Quindi come considerate una persona che sta uccidendo l'ecosistema che lo nutre, che gli ha dato la vita e che lo nutre? Pazzo, totalmente folle. Ciechi, un po' addormentati. Non so se sapete qual è il gioco che si fa con i sette peccati capitali. Si chiede a una persona, dimmi sette peccati capitali. Te li elenca, quello che si dimentica è il suo. Di solito, ecco, se lo fate, tutti ci dimentichiamo l'accidia, di cui non sappiamo neanche il significato, a dire la verità. Quindi, se il gioco è valido, vuol dire che tutti siamo accidiosi. Accidia viene dal greco akedia, che significa incuria. Quindi noi non siamo più capaci di dare valore a quello che ci circonda. L'incuria. Quindi siamo circondati dalla bellezza,
e non la vediamo. Potremmo fare esperienze meravigliose con la bellezza, con la natura, e non le vediamo. L'arte è convinta che noi si sia pazzi, un po' nevrotici, ciechi e addormentati. Per cui quello che l'arte cerca di fare, sempre, la pittura, la scultura, la danza, la musica, metteteci tutto, è quello di operare una specie di risveglio. Noi per l'arte siamo degli zombie, cioè gente che cammina, si sveglia la mattina e vive in automatico e non si rende conto di quello che ha intorno. Damien Hirst, che è un famoso artista contemporaneo, dà questa definizione di arte. Noi ci svegliamo la mattina, ci laviamo, ci vestiamo, facciamo colazione, apriamo la porta di casa, attraversiamo il vialetto, chi ce l'ha, mettiamo in moto la macchina e andiamo al lavoro. Il giorno dopo ci svegliamo, ci laviamo, ci vestiamo, facciamo colazione, attraversiamo il vialetto di casa, mettiamo in moto e andiamo al lavoro. E così, giorno dopo giorno, fino a che finalmente, un bel giorno, mi sveglio, mi lavo, mi vesto, faccio colazione, apro la porta e l'albero del mio giardino mi è crollato davanti alla porta di casa. Per la prima volta io vedo l'albero. Sono 20 anni che abito in quella casa, e non l'avevo mai visto. Per la prima volta io guardo l'albero e dico, porca miseria, com'era bello, com'era grande, che bellezza. Dura 3 secondi e poi naturalmente il pensiero ora mi tocca segarlo, mi costerà soldi, lo devo portare via il vialetto, eccetera, eccetera. Ma in quei 3 secondi io mi sono risvegliato, l'ho visto, in 20 anni, era lì, non l'avevo mai visto, mi sono svegliato. Damien Hirst dice, allora, l'arte è quella cosa che ti ripropone questo shock, te lo compri, te lo metti in sala sotto forma di quadro, sotto forma di opera d'arte, tutte le volte che passi dalla sala dovrebbe svegliarti e dire, che miseria, sono vivo, posso essere vivo, posso accorgermi della vita, della bellezza, delle persone che mi stanno intorno, posso, è possibile. E poi ti riaddormenti e buonanotte, vai al lavoro, quindi l'unica salvezza, secondo l'arte, è moltiplicare questi shock. Durante il giorno io devo continuamente frequentare l'arte perché ho questi sbalzi, no? di consapevolezza. Ecco, diciamo che il teatro fa qualcosa di più, secondo me. Cioè dà un nome a questa addormentatura. Cioè ci dice perché siamo addormentati, che non è poco. Era l'elemento che mancava, ma lo dice da secoli, quindi non è una novità, ci prova a dirlo da secoli. Secondo il teatro noi siamo addormentati perché ci siamo distanziati dai nostri desideri. È un'intuizione che poi Freud riprende in pieno e meno male lo dice, l'ho presa dal teatro. Le citazioni di Freud del mondo teatrale classico sono continue. Il teatro sta dicendo, noi siamo così addormentati, alienati, degli zombie, ci piacciono tanto i film di zombie, ma perché ci ritroviamo, no? Siamo in quella situazione lì perché abbiamo avuto la pessima idea di considerare i nostri desideri nulla, niente. Lo dico meglio. L'unica cosa che potete venire a vedere a teatro, cioè l'unica storia che il teatro vi racconta sempre in maniera ossessiva, è questa. Fate attenzione, c'è una guerra in atto e la guerra è fra quello che consideriamo realtà e i nostri desideri. Non c'è, è sempre la stessa storia. Se prendo Antigone di Sofocle, se prendo Pirandello, se prendo Molière, se prendo Shakespeare, se prendo tutti i nostri autori contemporanei, raccontano sempre la stessa storia. Potrei dire che tutti i libri che avete letto, i romanzi che avete letto, tutti i film che avete visto raccontano sempre la stessa storia. Cioè c'è qualcuno che desidera qualcosa e la società non glielo consente.
Romeo e Giulietta, loro si vorrebbero amare, ma la società non glielo consente. Antigone vorrebbe seppellire suo padre, ma le leggi della polis non glielo consentono. C'è sempre un desiderio della persona che si scontra con quella che chiamiamo la realtà. Freud diceva: siamo tutti nevrotici. Bello? Ci sono i pazzi e poi tutto il resto del mondo sono nevrotici. I pazzi sono quelli che hanno preso, che vivono in nome del desiderio, cancellando la realtà. Sono pochi. Tutto il resto, tutti noi, siamo nevrotici. Cioè il nevrotico vive in un mondo in cui c'è uno strapotere della realtà nei confronti del desiderio. Noi siamo convinti, perché da quando siamo nati ce l'hanno detto, che il desiderio non conta niente. Che, allora, te puoi avere i tuoi desideri. Non so se queste frasi vi suonano. Sì, puoi avere i tuoi desideri. Puoi sognare a occhi aperti, va bene, ti è consentito, ma poi devi sapere che c'è la realtà. Io mi ricordo che volevo fare cinema e mio babbo mi diceva: no, fai giurisprudenza. Cioè, va bene che tu abbia delle aspirazioni, però la realtà è da un'altra parte. Prima lezione, io ho fatto per tanti anni scuola per attori, prima lezione del primo giorno, del primo anno di un corso per attori. Non puoi interpretare un personaggio se non ti chiedi qual è il desiderio che anima quel personaggio. Altrimenti deambuli sul palco e non sai niente. E quindi non catturi neanche l'attenzione del pubblico. Ricordate Il silenzio degli innocenti, il film? Hannibal Lecter, no? Quando c'è lei che va da Hannibal Lecter perché ha un problema, non riesce a capire, non riesce a risolvere i casi di questo assassino seriale, no? Che, quindi va da Hannibal Lecter e dice: guarda, ha lo stesso modo di uccidere tuo, mi dai una mano, mi fai capire, come faccio a arrivare a capire chi è l'assassino? E Hannibal Lecter dice: beh, è semplice, qual è la cosa che fanno gli uomini e le donne in continuazione, ogni giorno, ogni attimo della loro vita, anche quando dormono? Desiderano, gli dice. Noi non facciamo altro che desiderare, è l'unica forza che ci anima. Con questa intuizione lei in realtà riesce a capire chi è l'assassino. Sempre prima lezione del primo giorno, del primo anno, no? Corso per attori. Noi non ci alziamo neanche dalla sedia se in noi non c'è l'immagine almeno di un bicchiere d'acqua. È solo il desiderio che ci fa alzare dalla sedia. Eppure abbiamo ceduto ad una realtà, ad una società che ci ha detto che i desideri sono poca cosa in confronto alle leggi, alle norme della società. Facendo questo, secondo Freud, e il teatro lo dice da sé, attenzione, non lo fate, abbiamo creato una società di nevrotici. Il nevrotico è colui che pensa che il proprio desiderio personale sia sacrificabile. È dura, eh? È doloroso. D'altra parte, quando andate in teatro vedete sempre conflitti, no? Rappresentati. E il conflitto è sempre quello. Sempre e solo quello. Quindi il teatro sta cercando di dire: guardate, recuperiamo i nostri desideri. Creiamo una realtà, una società dove il desiderio di ciascuno torna ad avere un peso nella sua vita personale e naturalmente di riflesso nella vita della comunità. Se abbiamo una comunità fatta di soggetti che hanno rinunciato ai propri desideri, abbiamo una società di nevrotici. Cioè di persone che arrancano, che sentono di aver perso qualcosa di fondamentale, a cui non riescono più neanche a dare un nome. Che tipo di società ci possiamo aspettare? Poi è chiaro che questa nevrosi diventa suicidio, no? Diventa desiderio di distruggere tutto quello che abbiamo intorno, perché è rabbia,
Se hai rinunciato ai tuoi desideri, sei una persona rabbiosa, senza saperlo. Allora, il teatro lavora su questa storia, da sempre. E noi davvero, ogni volta che lavoriamo con gli attori, io, dispiace, ecco, per dirlo così sembra di fare una lezione di sociologia, no? Ma in realtà potete anche ridurlo solo a una lezione per attori. Gli attori devono sapere che non possono interpretare nessun personaggio se non si chiedono qual è il desiderio che lo anima. Qual è la cosa lo muove quel personaggio? Perché dice quelle parole? La seconda lezione è che le parole nascondono. Le parole non servono per rivelare, le parole servono per nascondere nella nostra società. Noi parliamo per nascondere, non per dire delle cose, per celare, ma mai per rivelare. Quello che muove è il desiderio. Di solito diciamo il contrario di quello che vorremmo. Le maschere, si sente, certo, Pirandello, tutto questo mondo. Ci nascondiamo perché soffriamo. Le parole ci servono per nascondere la nostra sofferenza. Un attore non può interpretare nessun ruolo se non si chiede qual è il desiderio. Detto questo, detto tutto, non so quanto siete stanchi, ma... Come? Il teatro, scusa? Ah, il teatro può rendere felici. Certo. Ah, è un'affermazione. Il teatro può rendere felici. Allora, indubbiamente, se il problema è che siamo persone che si sono distanziate troppo, hanno sacrificato troppo il proprio desiderio, la cosa che fa il teatro soprattutto è riavvicinarti ai tuoi desideri. Quindi andarlo a vedere il teatro significa questo, cioè andare da qualcuno che ti sta suggerendo che c'è un problema e ti suggerisce anche qual è il problema. Poi il secondo step è farlo, secondo me, no, che non significa fare gli attori professionisti, no? Ma noi, per esempio, a Goldoni abbiamo 16 laboratori di teatro, sono 600 le persone che vengono il pomeriggio da noi a fare laboratori. E devo dire che negli anni crescono, aumentano. La buona notizia, secondo me, secondo quelli che fanno il mio mestiere, non è una buona notizia, ma io la vedo come buona, ci sono sempre più persone che vengono a fare teatro piuttosto che quelle che le vengono a vedere. Crescono anche quelli che vengono a vederlo, ma crescono tantissimo quelli che vengono a fare teatro. E questo è anche normale, cioè più una società digitalizza, voglio dire, la relazione, più le relazioni sono online, più noi che siamo fatti di corpo, di sangue, di carne, di ossa, abbiamo bisogno di trovare un luogo dove abbracciare qualcuno, dove farsi abbracciare, dove ritrovare la relazione fisica. Questo. Allora, per concludere, guarda, vi posso dire che sì, faccio da tanti anni anche laboratori per non attori e anche lì mi sono chiesto ma cosa sto insegnando. Tre intuizioni le ho avute, ve le dico. Allora, la prima cosa che riesce a fare un laboratorio di teatro, quindi alfabetizzazione teatrale, dai bambini a qualsiasi età, la prima cosa che riesce a fare è farci incontrare l'altro. Sono andato in Giappone 2 anni fa, perché abbiamo coprodotto un Iris di Mascagni, e mi ricordo che mi fece ridere rendermi conto che se entri in un locale, non si guardano negli occhi, quindi gli orientali, insomma, in Giappone in particolare, non si guardano negli occhi. Quindi c'era una cantante lirica accanto a me, gli dice: ma scusate, ma voi come fate a sedurvi a vicenda? Come fate a dire a qualcuno che vi interessa? Cioè, se, abolendo il gioco degli sguardi, come fate? E lei mi disse: sì, no, in effetti no, in Giappone non è previsto lo sguardo diretto. Ma te sei fidanzata? Sì. E come avete fatto? Dice, beh, in effetti, facevamo parte dello stesso gruppo di amici. A me lui piaceva da tanti anni, ma ovviamente non lo guardavo e non glielo dicevo. Lui non mi guardava, pensavo di non piacergli. Quindi,
a un certo punto una sera mi è saltata addosso. Lì ho capito che gli piacevo. Ecco, lì a quel racconto io che ero italiano ho detto, beh certo, che noi italiani, no? Mediterranei, tutto un altro mondo, no? Tutto un altro mondo. Noi sì che sappiamo cos'è una relazione, uno sguardo, noi sì che c'è. Lo dici fino a che non vieni a assistere alla prima lezione di teatro, cioè dove chiedi alle persone che sono venute per fare il corso di incominciare a guardarsi, a entrare in relazione, a toccarsi. Lì scopri come siamo messi anche noi, come abbiamo perso proprio quello che ci rendeva famosi, gli italiani. Cioè la nostra capacità di abbracciarci, di guardarci, è quasi persa. E allora fai un corso di teatro e la recuperi. Allora ecco, la prima cosa che devo dire che fa un laboratorio di teatro è questa. Piano piano, giorno dopo giorno, sempre un po' di più, sempre un po' di più, sempre un po' di più, vi rimette in collegamento, in relazione con gli altri. Gli scopri che è possibile fermarsi davanti a qualcuno e guardarlo negli occhi. Oppure addirittura allungare le braccia e abbracciarlo. Sempre un po' più vicini, sempre un po' più vicini. La seconda cosa che secondo me fa un lavoratore di teatro è che a forza di essere sempre un po' più vicini all'altro, sempre un po' più vicini, ogni giorno di più, infatti nei laboratori di teatro si creano relazioni molto forti, eh? Poi un gruppo che fa teatro è un gruppo che diventa, spesso ci si innamora, spesso ci si lascia con chi, con quelli che si avevano prima, per forza, ora poi ci tornerò su questo. Quindi a forza di avvicinarsi sempre un po' di più all'altro, si scopre che questo avvicinarsi all'altro serve per avvicinarsi a se stessi. Scopri che in relazione con l'altro te trovi la forza e il coraggio di incominciare a farti delle domande personali, tipo cosa desidero? Cioè nel momento in cui ti ricentri un attimo su te stesso, ti arriva spontanea la domanda, chi sono? Cosa ci faccio a questo mondo? Qual è il mio talento unico e irripetibile che non ho ancora trovato e nessuno mi ha aiutato a trovare? Anzi, dicendomi che i desideri erano niente, la realtà era tutto. Cosa desidero? È chiaro che queste sono domande anche abbastanza rischiose, perché cominci a, torni a casa, guardi la persona che ti sta accanto e dici non sempre, ma no, devo dire che negli anni le ragazze e i ragazzi che si sono lasciati grazie a un laboratorio teatrale sono tanti, per poi rinnamorarsi, per poi trovare qualcun altro. Quindi ti avvicina a te stesso. Ultima cosa che penso di aver capito è che quando attraverso l'altro ti riavvicini a te stesso, quando cominci a rifarti le domande che ti producono vita dentro, quella vita che avevi un po' dopato, nel senso addormentato, c'è una frase di Gaston Bachelard, che era un filosofo che a me piace molto, e diceva: il mondo intorno a noi ingrandisce nella misura in cui l'intimità si approfondisce. Non so se l'avete presente questa cosa, cioè nel momento in cui si crei intimità con qualcuno, e qui ritorna la rete, nel momento in cui crei intimità con qualcuno, senti che intorno l'aria scricchiola, senti che il mondo spinge. Non so se questa sensazione l'avete mai, nel momento in cui ti innamori, senti che sei in intimità, anche piccola intimità con qualcuno, senti che il mondo si espande, spinge, c'è qualcosa che spinge. Quindi in realtà attraverso l'intimità che creiamo con gli altri trovi te stesso e crei mondo. Fai letteralmente mondo. Ma ce la faremo. Grazie. Ah, potrei anche chiudere con una frase bellissima di Nietzsche che ho letto prima. Ho letto una bellissima frase di Nietzsche, anche disperata, che dice: dovremmo considerare
perduto ogni giorno in cui non abbiamo ballato. Grazie. Noi abbiamo notato proprio questo, che il processo di attivazione ci ha portato pian piano a avere un rapporto di fiducia nell'uomo, che ha permesso alle persone di iniziare a esprimere il desiderio. E quindi hanno iniziato a esprimere cosa vorrebbero fare e hanno trovato un sostegno della comunità che ha aiutato a farlo e recuperando il gruppo. Per la persona che propone sicuramente gli si è data la possibilità di raggiungere la semplicità di quella di sé. Quindi questo lo stiamo notando ed è molto bello, cioè vedere l'attivazione, quindi la gente che inizia a gioire di scoprire che può realizzare il proprio desiderio. Questo siamo un po' più la fase, quindi non solo il teatro. Sì, sì, riscoprendo che non siamo tutti uguali, no? Per questa sciocchezza che siamo tutti uguali è proprio l'inizio della fine. Siamo tutti diversi e in questo sta la nostra grandezza. Quindi se veramente avessimo una comunità che è in grado di aiutarci a connetterci con la nostra diversità, che significa il nostro talento, unico e irripetibile, come ciascuno di noi nessuno mai. Allora, se abbiamo una comunità che ci aiuta a sentire questo, beh, è chiaro che diventiamo una comunità che può fare tutto, tutto, tutto. C'ha tutte le risorse. Siamo meravigliosi, siamo splendidi, un po' addormentati, come dice l'arte, un po' zombie. Ma se ci concediamo il risveglio, beh, non c'è limite veramente a quello che possiamo fare. Ma non pensi che il desiderio, il continuo desiderare, la cronosia sia proprio anche l'origine della distruzione del pianeta? No. No, non lo penso, no. Se volete, ecco, la parola desiderio, io sono appassionato di etimi, no? Il significato delle parole, da dove vengono. Allora, ci sono due scuole di pensiero sulla parola desiderio. La prima dice che desiderare viene dal debello gallico di Giulio Cesare, perché i desiderantes erano i soldati che venivano messi ai fuochi dopo una battaglia, quando si rientrava all'accampamento, venivano messi i desiderantes che accendevano i fuochi e facevano capire dov'era il campo ai feriti. Quindi c'erano delle persone disperse, ferite, che potevano ancora raggiungere il campo e lo facevano grazie ai fuochi. I desiderantes erano quelli che aspettavano il ritorno delle persone che si erano perdute, dei compagni perduti, feriti. Quindi da lì il desiderio sembrerebbe voler significare che si desidera ciò che si è perso. L'altra scuola di pensiero, secondo me più bella, dice che desiderio viene da de sidera, quindi sidera sono le stelle, anche per i desiderantes che erano lì durante la notte, quindi sotto le stelle, a aspettare i compagni. Sidera sono le stelle, de è un prefisso che significa al di là. Al di là delle stelle. Quindi sidera è il nostro orizzonte di stelle, quello che noi sappiamo, cioè quello che è il nostro mondo. De sidera significa quello che ancora non c'è. Quindi desiderare significherebbe guardare oltre quello che c'è, cioè creare in qualche modo. No? La riprova del fatto è che, per esempio, quando noi andiamo alla coppia a fare la spesa, noi non stiamo desiderando nello scegliere i prodotti, noi stiamo considerando. Quindi te hai un sidera di proposte, di prodotti, e stai considerando, sei con quel prospetto lì. Desidera significa che io voglio qualcosa che lì non c'è. Però è in italiano che la comunità insiste nel desiderare ciò che si ha. Io non sono d'accordo. E secondo me neanche l'etimo della parola è d'accordo. No. Io sono convinto che, vabbè, a parte la parola trovo molto bella proprio per questo, no? Perché lo slancio. D'altra parte chi fa il mio mestiere, chi crede nella creatività, la creatività è quella che ci permette di fare un passo ulteriore, non è quello che si accontenta di ciò che c'è, se no che creiamo,
se è già tutto fatto e ci va bene quello che è stato fatto, non ci mettiamo a creare. Quindi l'atto creativo è qualcosa, qualcuno che non si accontenta di quello che c'è, ma vuole andare oltre. Ciascuno a seconda del proprio talento. Questa secondo me è la chiave. Cioè, se non sappiamo cosa ci siamo venuti a fare al mondo, se non sappiamo qual è il nostro talento unico e irripetibile, che tipo di vita ci aspetta, ma che tipo di contributo possiamo dare, no? Alla comunità? Chiudete gli occhi, voi dico. Chiudete gli occhi e pensate, una comunità dove ciascuno è centrato nel suo talento. Santo cielo, ma no? È una comunità dove non c'è limiti. Ma se ci hanno detto che gli unici, che le uniche facoltà possibili sono matematica e ingegneria, è chiaro che se dobbiamo piegarci tutti lì dentro, è chiaro che ci viene la scoliosi, no? È chiaro che le nostre ossa si anchilosano. Vabbè. Non so se ti ho risposto. Sì. Se fosse possibile, volevo fare una domanda. Sì. No, quello che volevo chiedere io è che lei ha detto che tramite il teatro è molto probabile che le persone arrivino a chiedersi, a domandarsi e quindi alla fine a trovare se stessi. E la domanda che ha presentato lei è: qual è il mio desiderio? Cioè, cosa voglio io, cosa desidero io? È mai capitato, tra virgolette, quindi è possibile che le persone, anche dopo che si creano questi dubbi, non riescano a trovare, a capire, a realizzare chi sono? Sì, beh, certo. No, vuol dire, non è una bacchetta magica, il teatro è uno strumento. Quindi a qualcuno ci bastano due lezioni di teatro e già vanno a casa e sentono che gli affiorano domande che non sono mai fatte, e altri hanno bisogno di più tempo. È un caso, tra l'altro, che ci siamo resi conto che il training, cioè quello che noi facciamo per allenare gli attori, poi avesse anche questa curvatura. Cioè noi in realtà non facciamo altro che farli sperimentare quello che chiamiamo il training dell'attore. Ma questo è normale, perché gli attori in realtà, quando stanno sul palco, devono sentirsi insieme. No, si dice sempre che il palcoscenico è una barca, quindi se affonda uno, affondano tutti. Quindi ci deve essere questo spirito di comunità lì sopra, no? Così come ci deve essere un principio di risveglio. Cioè, io, se non sono presente a quello che sto facendo, quello che emano è poca cosa, cioè la fascinazione di quello che faccio, l'energia che emano, non arriva alla prima fila. Quindi si chiede all'attore presenza, gli si chiede di analizzare, di rendersi conto che il desiderio del personaggio è l'unica cosa che lui deve comprendere davvero, e gli si chiede di entrare in comunità con gli altri attori. Ecco, queste tre cose in effetti fanno pensare, no? A chi fa poi un laboratorio dice: santo cielo, ma anch'io sono poi in realtà un attore, no? Nella mia vita. Altra cosa che, cioè, altra riflessione che mi viene da fare dopo tanti anni: l'unica cosa che un corso di recitazione non può fare è insegnarvi a recitare, perché su quello siete bravissimi, siamo tutti strabravi. Cioè, noi non facciamo altro che recitare dalla mattina alla sera. Non ti posso insegnare a recitare, te sei straordinaria. Reciti un ruolo con tua madre, uno con tuo padre, uno con tuoi fratelli, e sono tutti ruoli diversi. Uno col fidanzato, naturalmente non sei col fidanzato come sei coi genitori, naturalmente non sei a scuola come sei quando sei col fidanzato, naturalmente quando fai sport sei un'altra persona. Cioè, quindi noi recitiamo 100 ruoli contemporaneamente, siamo bravissimi. Quindi non è che una scuola di recitazione insegna a recitare, siamo straordinari. Ti insegna a renderti conto che stai recitando, quindi ti insegna la consapevolezza, che non è poco. C'era un drammaturgo molto famoso che diceva: tutti gli uomini sanno recitare tranne alcuni attori. Che buffo. In effetti,
nella vita siamo straordinari, poi magari uno sale sul palco e dice, ma non come recita male. Grazie. Yeah.